Siamo qui ancora a play, diciamo proprio le ultime battute, le battute finali di questo, di questa edizione del decimo anno di play, un'edizione ricca di novità. Adesso le vedremo, ne parleremo insieme ad Andrea Caps Cupido, il presidente dell'associazione, soprattutto una delle menti organizzatrici di questa fantastica tre giorni, e con Andrea Ligabue, che si occupa del marketing, della parte artistica. No, in realtà tu sei il direttore. Sono il direttore artistico. Scusa. Fortunatamente non mi occupo io di marketing. Non ti occupi di marketing, diciamo che tu hai la parte più creativa. Sì, appunto. E come ogni anno ci ritroviamo qua. Ci ritroviamo qua, come ogni anno io mi ritrovo senza voce, e come ogni anno mi ritrovo a dirvi: questa è stata la play più bella di sempre. Perché sì, play veramente cresce e continua a espandersi, a esprimere le mille sfaccettature del gioco. Ogni volta ne crea una nuova, no? È come se voi cesellaste una pietra e piano piano, un po' come succede nel nord di Europa, in Olanda, come quelli che lavorano e tagliano il diamante, ogni volta create una faccia nuova. Sono successe un sacco di cose in questa edizione del decennale, vero Andrea? Sì, un sacco di cose. Allora, innanzitutto siamo sicuri che è la play migliore di sempre, siamo ragionevolmente fiduciosi che sarà più brutta di quella dell'anno prossimo, e quindi no, quest'anno abbiamo introdotto tante novità, e abbiamo introdotto il terzo giorno su richiesta sia, diciamo, del nostro pubblico, ma anche per permettere all'evento di crescere, anche se a metà giornata. Abbiamo introdotto Play Trade, di cui avrete sicuramente già parlato in maniera approfondita. Abbiamo aggiunto un nuovo padiglione tutto dedicato alle famiglie e ai bambini, chiamato Play Kids, che è il nostro portale d'ingresso al mondo del gioco. E abbiamo introdotto il Play Village, che è quest'area all'aperto, un pochino più che raccoglie quelle che erano le attività un pochino più di movimento o di meno strutturate, come i cosplay, i combattimenti di spade, il laser tag, e che ha avuto anche, diciamo, la funzione di valvola di sfogo per i padiglioni, consentendo un ricambio ai tavoli maggiore, quindi guadagnarne in giocabilità, che, diciamo, è il paradigma su cui noi lavoriamo di più. Cioè, noi vogliamo creare in play un'esperienza positiva per i giocatori, e la giocabilità, cioè la possibilità di provare giochi, di giocarli senza lunghe attese, è una delle cose su cui lavoriamo tutto l'anno. Andrea, e se i diamanti si misurano in carati, un evento come questo si misura in ingressi. Quindi, com'è andata? Siamo cresciuti ancora una volta, anche quest'anno? Sì, sai che a me piace parlare di numeri, quindi sì, ti posso confermare. Il dato ufficiale, diciamo, aggregato a poche ore fa, era che abbiamo superato i 40.000 ingressi, siamo tra i 40 e i 41.000 ingressi sui tre giorni. Questo è un buon risultato. L'obiettivo, diciamo, l'asticella l'avevamo fissata attorno ai 40.000, quindi bene, l'obiettivo è stato centrato. E diciamo che oltre a questo siamo contenti anche per i numeri della giornata del venerdì, che era, come ti ha detto Andrea, un primo tentativo. È andata bene anche Play Trade. E abbiamo avviato quest'anno un altro progetto importante che viaggia in parallelo con Play Trade, che è quello di Play Partner, ovvero stiamo creando una rete di comunicazione, una rete comune tra i negozi di giochi in Italia e Play. E quindi direi che a livello di progetto siamo andati bene, decisamente bene. Bene. Tra l'altro, tu parli di numeri e ti riferisci chiaramente agli ingressi, quelli che sono, che corrispondono ai biglietti staccati, no? Ma io ho visto, per esempio, frotte di bambini che giravano nei padiglioni, e immagino che loro, un po' come sugli autobus di una volta, non pagano per l'altezza. Sì, cioè nel conteggio degli ingressi, ad esempio, un dato che sicuramente manca, anche se potrà essere stimato, è quello, per esempio, relativo alle scuole. Le scuole sono entrate penso quasi un paio di migliaia di persone, e non sono conteggiate perché non avevano un tagliando d'ingresso, e quindi, diciamo, non sono state conteggiate. Quindi ci sono altri elementi che sfuggono al conteggio, però diciamo che il macro numero, ok, alla fine è quello che conta, è quello su cui noi poi basiamo lo studio degli sviluppi futuri. Per cui, bene, siamo contenti, Modena Fiera è contenta, quindi
quando parliamo di spazi, no? Di spazi in crescita, quest'anno forse più che mai gli spazi sono cresciuti e tanto. C'è stata una riorganizzazione dei ruoli, dei padiglioni, e magari per chi non ha avuto la fortuna di venire, e tanti ci mandavano messaggi dicendo che peccato, quest'anno non ci siamo. E vogliamo raccontare un attimo che è successo, perché il padiglione A rimane il padiglione, diciamo, dei gamer, chiamiamolo, ma questo spazio è cresciuto grazie alla identificazione di altri posti, cioè la fiera non vi basta più. Allora, innanzitutto diciamo che per fortuna il nostro settore è cresciuto tanto, e dire che il padiglione A è il padiglione dei gamer è riduttivo, nel senso che ormai molti player importanti a livello nazionale hanno degli spazi, e degli spazi importanti anche nel padiglione B, che di fatto è a tutti gli effetti per noi è un padiglione di valore, al di là dell'associazione ludica più grande attiva d'Italia, la Tana dei Goblin, che ha centinaia di tavoli a disposizione sempre pieni nel padiglione B, e anche quest'anno hanno superato i 1000 giochi in prestito nei giorni, ma ci sono editori sia del mondo del gioco da tavolo che del mondo tridimensionale che del mondo delle giochi di carte collezionabili di tutto rispetto che hanno spazi importanti e isole nel padiglione B. Quindi per noi strategicamente e anche a livello di flussi di pubblico il padiglione A e il padiglione B sono due padiglioni equivalenti. Diciamo per noi sono i due padiglioni di play, poi ovviamente siamo partiti dal padiglione A che è anche un po' più grande, c'è ancora una tendenza soprattutto diciamo nel mondo degli espositori, non nel pubblico, a considerare questo il padiglione A, ma in realtà il pubblico si distribuisce equamente nei due padiglioni e va a cercare i marchi e le case editrici che gli interessano, i giochi e le novità. Nel padiglione B è cresciuto tantissimo il mondo tridimensionale, abbiamo avuto il ritorno ufficiale di Games Workshop a Play con un'area sempre piena di eventi e sempre completamente piena di pubblico. Abbiamo espositori del mondo del tridimensionale che hanno messo piede l'anno scorso per la prima volta in maniera timida a Play e quest'anno sono presenti in maniera più evidente, quindi diciamo anche il settore del mondo delle miniature è molto importante. Il gioco di ruolo sta veramente godendo, grazie sicuramente anche al rilancio di tutto il settore, diciamo grazie all'uscita di Dungeons & Dragons, di cui tutti ne beneficiano, sta avendo un'importanza e una crescita esponenziale. E quindi diciamo padiglione A e padiglione B si spartiscono questi tre componenti importanti del nostro mondo per noi in maniera egualitaria. Il padiglione C noi l'abbiamo chiamato la frontiera del gioco, l'abbiamo voluto consolidare un'idea che c'era venuta l'anno scorso di dedicarlo a tutto quello che è il mondo degli autori, degli artisti, del gioco indipendente, oltre ad aree importanti dedicate ai giochi astratti, c'era un'area dedicata ai classici da Asmodee, un'area dedicata all'evento europeo di Galactic Destiny, c'erano delle aree associative che presentavano giochi tra cui anche molte delle novità editoriali di Play, quindi il giocatore più smaliziato invece che farsi 10 minuti o 20 minuti di coda a un tavolo in questo padiglione poteva andare a giocare la novità anche nel padiglione C, e quella è la nostra idea, cioè consolidare un padiglione che sia anche quello di gioco giocato. È stato possibile portando fuori in quella che è il Play Village, la nostra nuova area tematica, tutto quello che era un po' più folcloristico, cioè meno vicino al mondo del gioco inteso come tavolo, ruolo e miniature, quindi combattimenti di spade, laser tag, punti di ristoro nuovo, arene, hanno animato una parte esterna che è servita da valvola di sfogo per i padiglioni, quindi i giocatori giocavano e poi si facevano una camminata fuori, mangiavano, si riposavano, creando un flusso di gente continuo, aumentando la giocabilità. Non solo, Andrea, c'è stata anche una creazione di un'area molto ampia dedicata al gioco per i bimbi, no? Sì, cioè era un servizio che avevamo già avviato negli anni scorsi, perché chiaramente il target, diciamo, della Play che cresce non è più solo il gamer, ma è la famiglia, cioè vogliamo avvicinare le famiglie, allargare il nostro bacino di utenza, creare nuovi giocatori, e quindi le famiglie, avendo chiaramente anche dei figli di età compresa tra i 3-4 anni fino ai 10, cercavamo di dargli un servizio. Quest'anno abbiamo pensato, considerando anche che il settore del board game è cresciuto molto con quel target di età,
di creare un padiglione dedicato, quindi di concentrare lì tutte quelle attività che erano più mirate a quel target di età e di pubblico, e abbiamo avuto un riscontro molto positivo, cioè le famiglie hanno cercato, diciamo, quest'area dove c'erano eventi tipo l'area dei giochi di legno, che ormai spopola da anni ed è sempre piena, è bellissima, e trovando questa, diciamo, si sono poi dedicate anche a tutte le altre attività che avevamo previsto all'interno. È un padiglione che sicuramente ha funzionato molto bene. Abbiamo qualche problema tecnico da risolvere legato ai flussi di accesso al padiglione, per uniformarli, non sono stati particolarmente uniformi, e anche per renderlo un po' più accogliente dal punto di vista, diciamo, climatico, ma è sicuramente una delle cose che abbiamo già messo in programma per il 2019. Guarda, una cosa che io ho sempre amato di questo evento è la lungimiranza con cui voi vi applicate nel, diciamo, mettere gli editori in condizione di creare aree di gioco molto ampie. Al di là delle aree di gioco libere, che continuano a essere enormi, c'è proprio una strategia commerciale da parte vostra di organizzazione, anche se è una cosa tecnica, però è importante farla capire, perché questo poi si ripercuote sulle opportunità di gioco che Play offre. Gli spazi vengono sempre allargati il più possibile allo stremo, ma non per riempirli di offerta commerciale, ma per creare nuovi spazi per giocare, no? E quindi stimolando gli editori a prendere sì stand grandi, ma con dei costi ragionevoli, perché loro possano avere anche tavoli dove si gioca veramente, decine di tavoli che ogni editore mette a disposizione. Sì, diciamo che la nostra idea di festival e sia stati i primi, poi gli altri festival, anche, diciamo, quelli che sulla carta sono più prestigiosi, hanno adottato in seguito la nostra idea, è che il gioco necessita, per essere conosciuto, di essere giocato, e quindi noi, proprio come invito, ma anche proprio come quasi costrizione ai nostri editori, quando diamo degli spazi obblighiamo ad avere una parte commerciale molto ridotta rispetto all'area demo. Costringiamo tra virgolette, però il concetto è, uno non può prendere uno spazio solo commerciale, cioè deve avere uno spazio commerciale proporzionato all'area demo che è in grado di esprimere. Questo perché è chiaro che è un consiglio nostro, ma è anche un consiglio nato dal conoscere il pubblico e cosa si aspetta il pubblico di Play. Il pubblico a Play viene per giocare, non è giocando dopo compra anche, quindi c'è anche il ritorno da parte dell'editore, quindi questo è la nostra cosa. E anche alle associazioni, ovviamente, presenti, noi chiediamo sempre di proporre contenuti, di fare giocare e di studiare la parola giocabilità, e il nostro motto entra, scegli, gioca, sono i paradigmi su cui ci uniformiamo. Poi ognuno ha il suo ruolo, il mio ruolo di direttore artistico è cercare di tracciare delle linee che poi fortunatamente il resto dello staff riesce a realizzare con, diciamo, pianificazione degli spazi, con proposte commerciali adeguate, diciamo che siano. Play è composto da tre grandi componenti: gli editori, le associazioni e i giocatori. Noi abbiamo sempre creduto che la crescita di Play, in generale del mondo del gioco, può avvenire se tutte e tre queste componenti sono contente. Quindi se l'editore è contento, l'associazione è contenta e il giocatore è contento. Sì, se posso aggiungere, diciamo, una cosa, una precisazione, la parola costrizione era forte, diciamo che noi fin dall'inizio abbiamo pensato a un'offerta commerciale che strategicamente invogliasse gli espositori, gli editori, i distributori ad avere tavoli demo. Perché? Perché era mettere a comune denominatore quello che secondo noi è il core target di questo tipo di evento, ovvero mettere a sedere la gente a giocare. Le associazioni hanno interesse a far giocare le persone perché chiaramente, diciamo, si fanno conoscere e possono fare nuovi soci. Gli editori, i distributori, i rivenditori hanno interesse a metterli a sedere perché nel momento che provano il gioco e dopo diventano possibili acquirenti. E noi di contro, come Play, chiaramente abbiamo interesse a dare un servizio al pubblico che viene, e il tipo di servizio che offriamo è quello di farli giocare, farli divertire. Quindi abbiamo tarato anche l'offerta commerciale per mettere a comune denominatore il focus, che è: vieni a Play e gioca, prova quello che poi eventualmente ti piace e lo comprerai. Allora, la novità di quest'anno, forse più grossa, è stata che Play si è estesa a 3 giorni. In questi 3 giorni c'è stata
una prima metà del venerdì che era esclusivamente business to business, quindi era la play trade, una cosa dove operatori del settore, quindi editori, negozianti e diciamo anche informatori ludici, hanno avuto l'occasione di incontrarsi, partecipare a tavole, a incontri, meeting, tavole rotonde, scambiarsi idee, ma anche vedere il gioco nella sua specificità di prodotto. Il pomeriggio la fiera si è aperta facendo entrare il pubblico, tra l'altro con un riscontro, almeno stando nei padiglioni, che io non avrei mai immaginato per una mezza giornata, diciamo. E però questa cosa si è accavallata con Play Trade che continuava. Questa formula, che è un po', diciamo, strana nella misura in cui chiede agli operatori una di essere ubiqui, come diceva Totò, o meglio Totò scherzava e diceva ambigui, però di essere un po' ubiqui, e pensate di mantenerla nel prossimo anno? Allora, diciamo, la forza di Play è lavorare molto come staff sul debrief dell'edizione, raccogliendo feedback dai giocatori, dalle associazioni, dagli espositori, e programmare la nostra crescita graduale, passo passo, per non bruciare tappe e per, diciamo, avere una crescita che sia costante. Noi siamo strategici, siamo giocatori, quindi sappiamo che l'obiettivo è strategico, ovviamente facciamo le mosse tattiche, speriamo opportune, a volte giuste, a volte no, quindi non ti diciamo, non ti rispondiamo a questa domanda. Dobbiamo valutare come è andato il venerdì, come è andato Play Trade, come sono andate le novità. Ecco, quello che possiamo dire è che la nostra volontà, quest'anno abbiamo aggiunto molta carne al fuoco, l'obiettivo dell'anno prossimo è consolidare, cioè consolidare le cose che sono andate bene, lavorare per renderle migliori, lavorare sulle criticità per appianarle, quindi l'anno prossimo non introdurremo una quantità esplosiva di novità come quest'anno. Possiamo annunciare che si sposa perfettamente con questa nostra idea e con quello che diciamo il tema dell'anno prossimo di Play, che è corsa allo spazio, ovviamente è un tributo al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, ma è anche una corsa allo spazio di gioco, all'occupazione dello spazio, quindi quest'anno era rivoluzione il tema, il sottotitolo, perché abbiamo rivoluzionato Play, speriamo in positivo, l'anno prossimo corriamo allo spazio. Quindi su questa domanda ti dico, è prematuro per noi dire mezza giornata, tutta la giornata, ripetiamo il venerdì, ripetiamo Play Trade, dovremmo valutare. Ci allarghiamo giovedì. Esatto, apriamo giovedì, facciamo, insomma, dobbiamo ancora guardarci a modo i numeri, guardare i dati e pensare cosa vogliamo fare. Sicuramente il nostro obiettivo è rendere l'evento più bello e più giocabile. Come ti dicevo, l'edizione dell'anno prossimo speriamo che faccia impallidire quella di quest'anno. Se vogliamo anche dire le date, che ci sono già, sono il 5, il 6 e il 7 di aprile, okay? Così ve le segnate sul calendario e contiamo come di avervi qua assieme a noi. 7 aprile 2019. Sì, 2019. 5, 6, 7 aprile. Già vi dice che saremo comunque su 3 giorni, ok? Non è stato un esperimento quello di quest'anno, un'occasione speciale per i 10 anni. C'era un obiettivo strategico che dovevamo raggiungere una volta che fossimo stati pronti per poter estendere la fiera su 3 giorni, e quindi sicuramente proseguiremo su questa strada. E come vi ha detto Andrea, non pensiamo di fare dei grossi stravolgimenti l'anno prossimo, ma sicuramente avremo delle altre novità da portarvi, da presentarvi. Andrea, prima di salutarci, ricordaci un attimo la vostra struttura, perché poi tutta questa meraviglia si regge sul lavoro volontario di un sacco di persone, di amici che hanno voglia di prendersi parecchi impicci nel corso dell'anno per arrivare poi a generare questo risultato. Sì, c'è uno staff, diciamo, tra direttivo, che è la parte più pensante, ok, e operativo, esecutivo, che è quello, diciamo, che materialmente svolge i task operativi, e siamo complessivamente una 15ina di persone. Siamo cresciuti ovviamente per sostenere la struttura e la crescita della fiera, e oltre a noi però chiaramente il grosso del lavoro, soprattutto nei 3 giorni di manifestazione, lo sapete, cioè lo fanno le associazioni, okay? Lo fanno gli espositori venendo qua con i loro dimostratori a far giocare la gente. Quindi noi lavoriamo molto prima, un anno per l'altro, e a volte anche
un anno per i prossimi due. E poi però chi tira in porta, no? Chi segna, chi concretizza il nostro lavoro strategico, tattico, effettivamente sono le persone che sono qua dentro. Esatto, quello che noi possiamo garantire sicuramente è che avendo noi l'anima dei giocatori ed essendo amanti, appassionati di questo settore, abbiamo lo sguardo lungo, cioè non vogliamo play all'opportunità ancora essendo un evento che si regge su una struttura complessivamente ancora abbastanza snella, la possibilità di sperimentare, di rimanere all'avanguardia, di seguire l'onda o di anticipare l'onda del mondo del gioco, questo è il nostro lavoro, perché ovviamente abbiamo portato la prima escape room in Italia, abbiamo portato per la prima volta il concetto degli spazi demo grossi cui far giocare, cioè abbiamo portato per la prima volta gli eventi epici di D&D in maniera grossa, quest'anno c'è stato il primo Open dato in Italia, il D&D Open in Italia, ci siamo aperti agli eventi serali, abbiamo un rapporto molto buono con Lucca Comics and Games con cui andiamo in sinergia su certi progetti, quindi abbiamo il vantaggio di poter pensare davvero a degli obiettivi ambiziosi, avendo anche la possibilità di permetterci di sperimentare, a volte bene, a volte male, idee e novità. Abbiamo anche un piccolissimo svantaggio in realtà, noi che facciamo parte del gruppo operativo, direttivo, esecutivo, giochiamo poco, soprattutto a Play abbiamo un problema che giochiamo poco, a Play effettivamente abbiamo questo piccolo problema, però diciamo che vedere la ressa fuori, vedere la gente contenta dentro ci ripaga abbondantemente del fatto che giochiamo poco o per niente dentro a Play. Questo sicuramente, ragazzi, io a nome di tutti i giocatori italiani e non solo, perché ormai viene gente anche dall'estero, vi ringrazio tantissimo, ringrazio voi, ringrazio le persone che con voi lavorano nel corso dell'anno per organizzare questo evento. Credo che chi ama il gioco, non è incuriosito, non può non venire a Modena alle varie edizioni di Play, perché è l'occasione più bella per poter giocare. E quindi prego, vuoi aggiungere qualcosa? Dicevo, volevo ringraziare anch'io, dire buon gioco e dare un invito all'associazione e agli editori, già a pensare sul tema dell'anno prossimo, corsa allo spazio, tutto quello che andrà in questa direzione, ovviamente noi sapremo valorizzarlo. Quindi studiate, mi raccomando, e datevi da fare. Ringraziamo Andrea Cupido, presidente dell'associazione 3M, ringraziamo Andrea Ligabue, direttore creativo di Play. E noi come Gioconomicon a questo punto chiudiamo le trasmissioni in streaming e ci ritroverete sul nostro canale YouTube. Seguiteci sempre, ciao e grazie. Ciao, grazie e buon gioco. Ciao.